Seconda domanda, la resistenza R2. Ora che conosciamo la differenza di potenziale tra A e B, possiamo calcolare il valore della resistenza equivalente R parallelo, utilizzando la prima legge di Ohm, formula inversa. Per calcolare R parallelo dobbiamo dividere la differenza di potenziale, quindi 18,24 volte che abbiamo calcolato prima, diviso la corrente che scorre. E troviamo 5,7 ohm. Ora, dalla resistenza parallela possiamo trovare R2. Potremmo utilizzare questa formula che vale per due sole resistenze in parallelo, non varrebbe per tre o più, però è più comoda la formula classica, diciamo così, perché l'incognita R2 compare una sola volta anziché due. Quindi prima ricavo il reciproco di R2, che fa 0,160 diviso ohm. Poi rovescio questo risultato e R2 vale ohm su 0,160, quindi 6,24 ohm, circa 6,2 ohm. Attenzione a non commettere imprecisioni formali, l'unità di misura ohm deve stare al denominatore perché sono i reciproci delle resistenze. Ricordiamoci che anche qua è tutto rovesciato, R2 sta al denominatore, ohm sta al denominatore e soltanto nel passaggio successivo ohm ritorna al numeratore. Il risultato trovato è intuitivo perché il valore della resistenza equivalente del parallelo era 5,7 ohm e quindi si conferma che la resistenza equivalente di un parallelo è sempre minore di entrambe le resistenze che formano il parallelo. Infatti la R1 vale 6,2 ohm, la R2 vale 66, il contrario, 66 ohm, questa vale 6,2 ohm e la resistenza parallela è minore della minore delle due. Questo varrebbe anche con tre o più resistenze. Ricordiamo che la resistenza parallela è sempre minore della minore, della più piccola resistenza di tutte. Ricordiamo anche che questo, risultato è logico, perché più resistenze ci sono in parallelo e più strade ha la corrente per scorrere e quindi minore sarà la resistenza complessiva, un po' come al supermercato quando sono aperte tante casse, più casse sono aperte e meglio scorre la coda di persone, la fila. Dunque, per concludere, aumentando il numero di resistenze poste in parallelo, cala la loro resistenza equivalente complessiva.